diciamo che nell'Immacolata c'è un gruppetto di persone, di giovani che le regole, l'educazione non la conoscono. Questo è un dato di fatto. Ecco, noi dobbiamo pensare che questa non è, una cosa sporadica, ma è permanente, è nel tempo che c'è questo problema. Dobbiamo agire insieme allo Stato, alle cooperative, a meno che non vengano cambiate le norme nazionali, perché noi stiamo alle regole, certo, che vengono fatte dallo Stato. La realtà è sotto gli occhi di tutti, siamo quasi una volta, due alla settimana sul giornale, sì, sugli organi di stampa. Cercheremo di a breve di dare una sterzata, ecco, in maniera radicale a questo problema. Facciamo un incontro alla Casa Immacolata per analizzare ulteriormente, perché non è il minore, sono super tutelati, giustamente, no? E non possono essere estradati. Bisogna che certe norme dovrebbero essere, ecco, corrette, no? Perché non è giusto che i cittadini, per esempio, di San Domenico non siano vittime, quelli che abitano vicino alla Casa Immacolata siano vite continue, anche come abbiamo visto ieri, di liti, certo, di baruffe, eccetera, che poi possono coinvolgere anche persone che non c'entrano.